Ciao a tutti, sono Lucia, sono un'archeologa e collaboro con i Musei Civici di Reggio Emilia. Oggi vorrei raccontarvi la storia di una ragazza che è molto famosa all'interno del museo, e cioè quella di Julia Grafis, anche se in realtà in origine non si chiamava proprio così, dato che Julia era una schiava e gli schiavi in epoca romana potevano avere un nome soltanto. Quindi in realtà lei all'inizio si chiamava solamente Grafis, che tra l'altro è un nome che si collega al verbo greco grafo, che significa scrivere, quindi probabilmente legato a un'attività che la ragazza svolgeva all'interno della casa. A un certo punto però Julia deve essere stata liberata dai suoi padroni e quindi ha potuto prendere il nome della sua famiglia, appunto la gens Julia, diventando Julia Grafis. Una volta liberata, Julia aveva acquisito molti più diritti rispetto a quando era soltanto una semplice schiava, come ad esempio quello di potersi sposare legalmente, cosa che gli schiavi romani non potevano fare. Però le cose per lei in realtà sono andate un po' diversamente. Infatti, il suo altare funerario, che è conservato oggi all'interno del Portico dei Marmi, ci racconta che Julia è morta a soli 15 anni, 2 mesi e 11 giorni. Il dolore della sua famiglia per una morte così inaspettata e prematura è espresso al di sopra dell'altare attraverso la raffigurazione di due pigne che soffocano una rosellina, come segno di una vita che si è spenta troppo presto. Oltre a questo, vicino alla tomba di Julia sono stati trovati anche 13 piccoli oggetti di piombo che sono stati riconosciuti come una parte di un arredo di casa di bambole. Infatti, le bambine in epoca romana avevano l'abitudine di donare i propri giochi infantili alla dea Venere, una volta giunte in età da marito, un po' come una sorta di rito di passaggio all'età adulta. Ecco, Julia non ha fatto in tempo a fare questo, è morta prematuramente e quindi insieme a lei sono stati sepolti questi appunto giocattoli di piombo, che era un materiale che gli antichi ricollegavano comunque alla morte. In segno del fatto che lei non potrà diventare mai veramente adulta e rimarrà per sempre una bambina, almeno secondo la società romana. Alla prossima storia.